Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con i casi di positività al Covid-19 registrati nei giorni scorsi al CARA, il centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Ponte d'Arco di Pettorano sul Gizio. E allora noi ci trasferiamo proprio a Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila, vedo in collegamento Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio, che è in compagnia del primo cittadino di Pettorano sul Gizio, Pasquale Franciosa, che tra poco vedremo, a cui do l'altrettanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Paolo. Eccoci Jacopo, un buon pomeriggio a te. Siamo in Valle Peligna, nello splendido centro in provincia dell'Aquila, Pettorano sul Gizio, questo piccolo paese che si trova a pochi chilometri tra l'altro da Sulmona. E siamo con il primo cittadino, come dicevi tu, Pasquale Franciosa. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per averci ospitato a Palazzo di Città, perché suo malgrado, possiamo dire, Pettorano da qualche giorno è balzata agli onori della cronaca per questa vicenda. Una brevissima ricostruzione, poi le lascio la parola, sindaco. Ricordiamo che ci sono nel CARA di frazione Ponte d'Arce 8 positivi, ragazzi arrivati il 16 di luglio qui a Pettorano sul Gizio. Sono risultati positivi dagli accertamenti medici fatti ovviamente costantemente dalla ASL dell'Aquila. E si è creato un po' di allarme, un po' di preoccupazione a Pettorano, anche ovviamente nelle zone circostanti, però lei ha ribadito in queste ultime ore che la situazione è sotto controllo. Lei ovviamente è in collegamento costante con l'ASL dell'Aquila, con la prefettura, e dunque può dirci qual è la situazione proprio ad oggi? Sì, senz'altro. Allora, come ha detto giustamente lei, dal 16 di luglio sono arrivati 12 migranti provenienti da Lampedusa. Il prefetto mi ha comunicato personalmente il loro arrivo e l'ospitalità presso il centro accoglienza di Ponte d'Arce, centro accoglienza privato gestito da una società privata. I ragazzi ovviamente sottoposti al test sierologico, così mi è stato riferito dal prefetto, nel centro di arrivo a Lampedusa, erano risultati tutti quanti negativi al Covid-19. Comunque, in base ai protocolli sanitari del caso, dovevano osservare la quarantena di 14 giorni in isolamento fiduciario presso la struttura di accoglienza. Pertanto, già dallo stesso giorno di arrivo, dalla mattina di arrivo del 16, sono stati posti in quarantena all'interno di questa struttura che è marginale al territorio urbano di Pettorano sul Gizio, isolata dal contesto abitativo, e lì hanno iniziato il periodo di quarantena che stanno ancora tuttora diciamo, vivendo. E la ASL locale, la ASL Sulmona L'Aquila Vezzano, con il Dipartimento di Prevenzione di Sulmona, sin dal primo giorno ha effettuato i necessari e previsti protocolli sanitari e quindi monitoraggio dei parametri vitali degli ospiti della struttura, tant'è che non sono stati mai rilevati parametri tipo la febbre, eccetera, che eccedessero, da quello che mi è stato detto, i 36 gradi centigradi per ogni ospite. Il 23 luglio sono stati eseguiti 12 tamponi nasofaringei agli ospiti della struttura e il domenica 26 luglio sono arrivati i responsi dei tamponi. La ASL mi ha immediatamente comunicato che da questi dati 8 migranti su 12 risultavano positivi al coronavirus. Io immediatamente, ovviamente un po' preoccupato della situazione, però tranquillo perché sapevo che comunque erano e sono in una struttura isolata, non sono mai entrato a contatto con persone del posto, con altri migranti e quant'altro, hanno sempre rispettato la quarantena. Mi sono immediatamente attivato con il viceprefetto di turno, perché era domenica, per tutte le azioni del caso che deve gestire la prefettura, perché i comuni non hanno competenza in materia di immigrazione, ma è una competenza esclusiva del Ministero dell'Interno che la esercita sul territorio attraverso le prefetture locali. Il prefetto subito si è attivato, ha disposto un controllo costante delle forze dell'ordine al di fuori della struttura, come avete visto anche voi, presumo, dal sopralluogo che avete fatto, e
niente, la ASL si è attivata ulteriormente per fare i tamponi anche ai dipendenti della struttura, di cui ancora non conosciamo l'esito, e niente, la situazione è sotto controllo. Tra l'altro, Sindaco, è notizia di poche ore fa, ieri uno di questi 8 ragazzi risultati positivi è stato ricoverato all'ospedale di Sulmona per un problema che non c'entra nulla con il Covid-19, un problema, una colica renale. C'è stato questo ricovero all'ospedale di Sulmona, mi conferma? Sì, assolutamente. Ieri un ragazzo nella nottata si era sentito poco bene a causa di una colica renale. Il 118, intervenuto sul posto, ha ritenuto opportuno trasferirlo nel nosocomio sulmonese per gli accertamenti del caso, e tant'è che la situazione è subito rientrata, è stato effettuati gli esami di rito, la situazione è rientrata e è stato poi ritrasferito nella struttura. L'arrivo di questi ragazzi qui a Pettorano sul Gizio, da una parte per questa vicenda, ha creato un po' di clamore, un po' di allarme, come anche si poteva immaginare. Da un punto di vista politico ci sono anche delle polemiche da parte soprattutto della Lega, polemiche rivolte ovviamente a livello nazionale alla gestione e alla ripartizione di questi ragazzi nei vari centri d'accoglienza del paese. E questa sera, Sindaco, ci sarà un sit-in proprio da parte della Lega provinciale dell'Aquila nei pressi del CARA di frazione Ponte d'Arce di Pettorano sul Gizio. Noi abbiamo ascoltato proprio questa mattina il portavoce della Lega della provincia dell'Aquila, Alberto Din Giandomenico. Se la regia è pronta, possiamo vedere il contributo e poi torniamo a parlare con lei. C'è un po' di agitazione in Valle Peligna per quanto sta accadendo a Pettorano sul Gizio, voi contestate la politica nazionale di ripartizione degli immigrati, vi rivolgete al Ministero degli Interni, ci sono questi 8 immigrati risultati positivi, c'è anche un po' di preoccupazione, ma dalla Prefettura dell'Aquila arrivano rassicurazioni. Sì, buongiorno, dalla Prefettura dell'Aquila sì, arrivano rassicurazioni, ma sono rassicurazioni che noi non comprendiamo, perché quando questi immigrati sono sbarcati a Lampedusa, perché sono immigrati di Lampedusa, quando sono sbarcati non gli è stato fatto alcun controllo, cioè quando tu sbarchi dovrebbero farti il tampone, dovresti passare la quarantena lì e nel momento in cui attesto la negatività del tampone, allora posso ridistribuirti nelle città italiane come quella di Pettorano. Non posso fare il contrario, perché così noi in questa zona, la Valle Peligna, siamo liberi, siamo riusciti finalmente dopo mesi di chiusure di commercianti, di gente dentro le case, di mascherine, di tutto, siamo liberi dal Covid, non si possono portare 8 o più immigrati infetti qui a Pettorano, come se tu le importi. Non sta nella normalità, non è nella normalità per la salvaguardia della salute pubblica per quanto riguarda tutta la Valle Peligna, ma nemmeno per quanto riguarda la salute degli immigrati stessi. Perché io adesso vi chiedo, ma all'interno di quella casa, all'interno di quello stabile, che non è secondo me uno stabile per malati Covid, in più mi permetto, noi abbiamo 2 ospedali, uno di Sulmona e uno di Castel di Sangro, che non sono ospedali Covid. Quindi c'è anche il rischio, quindi che non ci sono reparti apposta per i malati di Covid, c'è anche il rischio di che qualche immigrato, come è successo l'altro ieri sera, ha avuto un problema e l'hanno preso da questo stabile e portato in ospedale. Era un malato Covid. Sì, hanno adottato le precauzioni, ma è sempre un pericolo. Questo è quello che contestiamo alla politica nazionale. Questo è quello che contestiamo al Ministero degli Interni. Io comprendo che il sindaco abbia detto non c'è alcun problema, è tutto sotto controllo, ma sinceramente bisognerebbe contestare questa politica di immigrazione che non ha uno scopo, anche perché l'integrazione per questi ragazzi, per questi migranti non esiste, non c'è, è solamente un allocamento di gente messa così.
Ricordiamo poi che in questo centro immigrati di Pettorano c'erano già altri ragazzi, non c'erano stati però fino a qualche ora fa problemi particolari. No, non c'erano stati problemi particolarissimi, i ragazzi ci sono anche qui a Sulmona, girano, quindi non danno nemmeno più di tanto fastidio, voglio dire. Quindi a Pettorano c'erano, da lì li hanno portati, quei 15 che già c'erano portati su un'altra struttura, sempre lì a Pettorano, e hanno portato questi altri 12, di cui poi gli 8 infetti da Covid. Ecco, Sindaco, io entro all'interno di questa intervista per chiederle, ha sentito le parole del portavoce della Lega di Gian Domenico, che insomma ha detto che comprende la sua posizione di primo cittadino, ovviamente l'obiettivo non è lei ma è la ripartizione a livello nazionale dei migranti, però volevo chiederle, visto che poi ci sarà questo sit-in nel pomeriggio proprio a Ponte d'Arce, volevo chiederle da primo cittadino insomma come vede questa, che poi, questa protesta in relazione ad una situazione che probabilmente anche da parte vostra era inaspettata e che state cercando di gestire. Sì, guardi, ho sentito le parole pronunciate di Gian Domenico come portavoce della Lega territoriale e in gran parte sono condivisibili, perché giustamente c'è questa amarezza da parte dell'opinione pubblica, da una parte perché lasciata sola, non dal sindaco e dall'amministrazione comunale, ma dalle istituzioni sovraordinate, tra cui la Regione, per non parlare poi del Ministero e del Governo nazionale, che sicuramente non ci pensano nemmeno. E dall'altra c'è appunto la preoccupazione sanitaria, perché giustamente abbiamo vissuto questi 5-6 mesi di problematica Covid a livello nazionale, con 2 mesi di lockdown sotto chiave, dove non potevamo uscire nemmeno a prendere una boccata d'aria, e la Valle Peligna è stata, se non per qualche caso sporadico, un'isola felice, Pettorano lo è stata senz'altro in questo periodo, ed oggi di punto in bianco abbiamo subito questa doccia fredda, che ovviamente non è colpa di nessuno dei locali, per carità, nemmeno del prefetto, che non è che devo giustificare assolutamente. La prefettura mi ha avvisato che questi ragazzi provenienti da Lampedusa erano stati sottoposti al controllo sierologico in loco e questi controlli erano risultati negativi, quindi il prefetto si sentiva tranquillo di questo, ha rassicurato anche me, io ho rassicurato la popolazione locale. Purtroppo poi è venuto fuori questo, però adesso il problema c'è, dobbiamo affrontarlo e risolverlo nel migliore dei modi. Le cose essenziali sono queste: i ragazzi stanno tutti in buona salute, asintomatici, gli è stato comunicato domenica che agli 8 positivi, che appunto erano positivi al Covid, e loro l'hanno appreso ma quasi increduli, perché non hanno mai avuto sintomi, non hanno mai accusato sintomi del virus. E quindi diciamo, da questo punto di vista stiamo a posto. Per quanto riguarda il discorso sanitario, la ASL è costantemente in vigilanza attiva presso il centro accoglienza e quindi sta attuando tutte le misure del caso, le forze dell'ordine vigilano sul territorio. I ragazzi dal primo giorno del loro arrivo a Pettorano non sono mai usciti dal centro accoglienza e non hanno mai avuto contatti con cittadini italiani o di altra nazionalità o degli altri centri accoglienza. Quindi, Sindaco, per chiudere, come sappiamo, come ci dicono gli esperti. Per chiudere, siccome si attendono anche i 5 tamponi dei volontari, più o meno la tempistica sa quale potrebbe essere per il responso delle verifiche, dei test su questi volontari? Guardi, i tamponi ai 5 operatori della struttura sono stati effettuati lunedì dalla ASL. Il processo un paio di giorni, 2-3 giorni, quindi non so se entro domani probabilmente si avranno i risultati, però questo non so dirglielo con precisione, insomma, perché dipende dai centri di riferimento regionale che fanno l'esame dei tamponi. Io la ringrazio, Sindaco, grazie al Sindaco Pasquale Franciosa per averci chiarito una vicenda che ha avuto contorni regionali certamente, ma anche
ai noi nazionali e speriamo che si risolva al più presto. Grazie al sindaco, grazie anche a Paolo Renzetti in collegamento da Pettorano sul Gizio. Vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a voi, saluto a tutti. Noi possiamo rientrare andando avanti con il nostro telegiornale, parliamo di cronaca, da ipotesi sembra una pista ormai consolidata, quella della droga alla base del decesso di Alessandro Di Nino. Il fascicolo aperto dalla procura di Pescara resta contro ignoti, ma si indaga per capire chi abbia ceduto la droga al 21enne pescarese. Alfredo Primante. Prende sempre più corpo l'ipotesi che a causare la morte di Alessandro Di Nino sabato scorso sia stata una dose eccessiva di stupefacente, molto probabilmente cocaina. L'esame autoptico eseguito ieri mattina dall'anatomopatologo Ildo Polidoro all'interno dell'ospedale di Pescara dovrebbe dare la certezza definitiva una volta che sarà arrivato il risultato dell'esame tossicologico e che dunque sarà redatta la perizia tra 60 giorni. Ma nonostante un primo tassello sembra essere stato messo a posto, il mosaico delle ultime ore del 21enne resta ancora incompleto. Cosa sia accaduto nella notte fra venerdì e sabato scorso all'interno della camera d'albergo dell'hotel Holiday sulla riviera sud di Pescara resta ancora un giallo. Il fascicolo aperto dalla procura adriatica per morte in conseguenza di altro reato è a carico di ignoti, mentre i carabinieri di Pescara stanno lavorando per ricostruire le ultime ore del ragazzo, prima che attorno alle 6 del mattino l'amico romano desse l'allarme facendo intervenire il portiere dell'albergo, non essendo riuscito, questo è il suo racconto, a rientrare in camera dopo essere uscito a comprare le sigarette. Quello che è certo, e lo ha confermato anche l'avvocato della famiglia di Nino, Edgardo Ionata, è che il ragazzo non è morto per le ferite riportate agli arti inferiori e per le quali è stato ricoverato in ospedale prima di entrare in rianimazione dove è poi spirato. Avvolto nel mistero al momento anche l'SMS inviato da Alessandro al papà da un numero di cellulare che però non è quello del ragazzo. Se alla base del decesso c'è un'overdose, chi ha ceduto la droga al ragazzo e perché si trovava in una camera d'albergo a qualche chilometro da casa? Tutte domande a cui gli investigatori stanno cercando risposte, così come risposte le attende la famiglia, che intanto nel pomeriggio darà l'ultimo saluto ad Alessandro nella chiesa del Rione Alcione alle ore 17, dopo che ieri, al termine dell'autopsia, la procura ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari per consentire di celebrare il funerale. Cambiamo argomento adesso, ancora problemi per i lavoratori ATR. La denuncia arriva dalle segreterie provinciali di FIM CISL e FIOM CGL che questa mattina hanno chiesto un nuovo intervento del prefetto. Oltre a non aver pagato le spettanze arretrate, infatti l'azienda non sta neanche provvedendo all'invio dei modelli SR41 necessari perché l'INPS possa mettere in pagamento la mensilità di cassa integrazione di giugno, dicono i sindacati. Tale mancanza è causa di ulteriori e ovvie tensioni tra lavoratrici e lavoratori già fortemente provati dai danni della gestione di Murro. Da qui la richiesta di un intervento della prefettura. Per questo, prima che le problematiche di carattere economico e sociale che investono le 80 famiglie coinvolte diventino ancora più gravi, concludono i segretari di FIM CISL e FIOM CGL, si è chiesto al prefetto di Teramo, che ha sempre dimostrato grande sensibilità sul tema, di intervenire per provare a trovare una soluzione ad un problema che rischia di diventare esplosivo. Manifestazione questa mattina a Pescara da parte dei dipendenti delle cliniche private che attendono il rinnovo del contratto da ormai troppi anni. Vogliamo il contratto! 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 Ci chiamavano eroi e adesso ci calpestano. Tornano in piazza gli operatori sanitari e lo fanno a Pescara, davanti la sede dell'assessorato regionale alla sanità, animando la protesta che si sta svolgendo a livello nazionale. Tra i manifestanti dipendenti delle cliniche private, siamo senza contratto da oltre 10 anni, le parole dei lavoratori. Nel mirino i grandi magnati delle cliniche e le associazioni dell'ospedalità privata e degli istituti sociosanitari. Aris e IOP non ci sentono perché sostengono che alcune regioni non vogliono compartecipare alla spesa per il rinnovo contrattuale. È un fatto che a noi non ci sta bene. È una di queste regioni l'Abruzzo? Sì, però ecco, io so
per altri canali, perché facciamo continuamente riunioni con la regione, che la regione sta cercando questi fondi. Manca solo ed esclusivamente la sottoscrizione fisica di questo contratto per dare risposte ai lavoratori della sanità privata Aiope Aris, che aspettano da 14 anni risposte di parificazione con i lavoratori del pubblico impiego, sia dal punto di vista dei diritti che dal punto di vista del salario. Non è semplicemente e banalmente colpa della politica, è semplicemente colpa di qualcuno che non ritiene di dare garanzia agli accordi che abbiamo deciso e sottoscritto. Si sentono presi in giro coloro che si occupano di curare la comunità. La sanità infatti diviene spot propagandistico quando c'è da elogiare pubblicamente lo sforzo degli operatori in una situazione come questa della pandemia. Ma appena si spengono i riflettori, i lavoratori vengono abbandonati alla loro precarietà. È anche per questo che i sindacati attaccano pure la politica. Noi da eroi siamo passati a nullità, a essere di peso su tutto lo scenario politico italiano. E dal 2004 non riceviamo un euro di aumento contrattuale e ci sono anche i centri di riabilitazione che dal 2008 non ricevono nulla. Quindi è un mondo molto complesso. Sono 14 anni che non abbiamo il rinnovo contrattuale, ma come potete vedere l'onorevole Verì è il presidente romano, perché mi dicono che di Roma, non è neanche abruzzese, probabilmente stanno al mare, mentre noi infermieri, dopo aver fatto il turno di notte, siamo qui a manifestare. A pochi giorni dalla sua nomina, il manager dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, ha visitato il presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Durante l'incontro sono stati confermati i lavori di riqualificazione dello stabile e l'assunzione di nuovi medici. Intanto il reparto di otorinolaringoiatria resterà operativo a pieno ritmo anche durante le vacanze estive. Stefano Recanati. Prima visita ufficiale del neo manager della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, presso il presidio ospedaliero San Massimo di Penne, dove ha incontrato una delegazione di operatori sanitari e amministratori locali, tra cui il sindaco Mario Semproni e l'assessore comunale con delega alla sanità Pinatulli. Ad accompagnare Ciamponi in questa prima visita a Penne, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e il direttore del Dipartimento Sanità Claudio Damario. L'obiettivo della regione Abruzzo, ormai dichiarato più volte negli ultimi mesi, soprattutto quelli post-Covid, è quello di rilanciare in maniera definitiva il presidio ospedaliero Vestino, partendo dalla riqualificazione dell'immobile in via Battaglioni Alpini, dove a breve sarà approvato il progetto definitivo, per poi passare alla gara d'appalto finanziato con 12 milioni di euro e nello stesso tempo favorire l'assunzione di nuovo personale, vista la forte carenza di medici. La svolta cruciale per il San Massimo però arriverà dopo la validazione da parte del tavolo di monitoraggio nazionale del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, per cui è attesa la nomina ad ospedale con sede di pronto soccorso H24, garantendo così un ruolo strategico all'interno della stessa ASL di Pescara. Abbiamo attivato le procedure per assumere i medici e nominato il nuovo direttore sanitario di presidio, ha dichiarato Nicoletta Verì. Vogliamo che Penne abbia un ruolo strategico nella rete sanitaria regionale, con alcune eccellenze già riconosciute come gastroenterologia. Inoltre, ha aggiunto, a breve partiranno i lavori di ristrutturazione del reparto di dialisi. Dunque, sembra essere stato positivo il primo impatto di Vincenzo Ciamponi a Penne, il quale ha già annunciato la volontà di rincontrarsi per continuare a risolvere le problematiche che attanagliano il San Massimo. Intanto, dopo il ripristino degli interventi presso il reparto di ortopedia e traumatologia a cura del dottor Palmieri, buone notizie arrivano dall'unità semplice dipartimentale di otorinolaringoiatria, dove dal 2019 opera il dottor Francesco Berni, che resterà operativa a pieno ritmo anche durante le vacanze estive, quando per la fine di luglio si conteranno oltre 100 interventi chirurgici eseguiti, nonostante il blocco delle sale operatorie per 3 mesi causa Covid-19. Tutto ciò sta a significare che dal momento della riapertura si è recuperato molto sulle liste d'attesa della parte interventistica, come per le visite specialistiche. E adesso parliamo di sport e calcio di Serie B. Sarà il Marcantonio Bentegodi, lo stadio dei 90 minuti più importanti della recente storia del Pescara. Stavolta l'avversario sarà il Chievo, ma in una città, Verona, che ha incrociato molto spesso i destini del Delfino, come ammette anche il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani.
Siamo stati per tanto tempo fuori dalla mischia, ci siamo entrati nelle ultime due partite e magari oggi negli ultimi minuti possiamo veramente tornare ad essere giudici del nostro destino, però bisogna andare a Verona e fare una partita importante per fare questo, altrimenti saremo comunque con i problemi. Fuori di dubbio che venerdì prossimo contro la formazione Clivense occorrerà un altro Pescara rispetto a quello visto questa sera con il Livorno. Sì, però questa della partita con Livorno fa poco testo, perché noi credo che abbiamo preso questa partita, io l'ho detto all'inizio, prima di cominciare, ho detto a tutti i ragazzi, grande concentrazione, perché intanto non ci regala niente nessuno e poi soprattutto non guardiamo che questi magari sono con tanti ragazzi, perché quella è la cosa più difficile, perché questi ragazzi vogliono mettersi in mostra, vogliono giocare, vogliono far vedere il loro valore e noi invece magari siamo lì che aspettiamo il momento per fare gol, e in questo campionato non si può aspettare nessuno, in questo campionato bisogna essere dei killer veramente, perché se non si ha il coltello tra i denti si rischia di perdere con chiunque. Ho detto che è troppo importante per questa città, per i tifosi, per noi in primis, per la dignità di ognuno di noi, perché una squadra come questa che deve lottare per non retrocedere all'ultima giornata di campionato, secondo me è veramente un grande peccato, perché se è vero come è vero che i miei giocatori ritengono di essere giocatori forti, adesso bisogna tirare fuori le palle e dimostrarlo. Successo a Cittadella l'avevo proprio scritto, perché per me Cittadella o era proprio in crisi totale oppure doveva vincere. La bestia nera del Pescara, tra l'altro. La bestia nera nostra. E per quanto riguarda il Trapani, io l'ho detto prima della partita a un mio amico che era con me, ho detto oggi il Trapani fa risultato anche a Perugia, perché il Trapani ci mette quello che dicevo prima. Io credo che, senza nulla togliere ai giocatori del Trapani, ma credo che se uno avesse visto la lista del Perugia e la lista del Trapani, il risultato sulla carta doveva essere scontato, e invece nella realtà in Serie B non è scontato nulla se entri in campo e dai sempre il massimo di quello che puoi dare. Purtroppo questa è la Verona, per noi è sempre nel nostro destino. Se vi ricordate dove è stato nel primo playoff che ci ha riportato in Serie B. Gran gol di Ganci. Gran gol di Ganci, sono state tante belle partite in Serie B, adesso ci tocca il Chievo e ci ritocca incontrare lo stesso mister, speriamo che magari la fortuna questa volta sia dalla nostra parte. E la rincorsa alla salvezza in Serie B condizionerà anche gli equilibri dei prossimi gironi di Lega Pro, a cui guarda il Teramo, che con l'eventuale retrocessione delle tre squadre meridionali che sono invischiate in questo momento potrebbe tornare nel raggruppamento B. La lunga volata salvezza in Serie B condiziona gli equilibri anche per i prossimi raggruppamenti di Lega Pro. Ed è anche a questo che guarda il Teramo, inserito nella stagione appena conclusa nel girone meridionale, ma che in fondo spera di tornare nel B, quello centro-orientale. Perché se il Livorno è matematicamente retrocesso ma andrà nel raggruppamento A, e su questo non ci sono dubbi, gli incastri mettono a serio rischio le posizioni di altre 5 formazioni nella cadetteria. Quelle che classifica la mano stanno meglio sembrano quelle che in teoria dovrebbero, in caso di catastrofe, andare proprio nel girone B, e sono Pescara e Perugia, mentre quelle maggiormente traballanti andrebbero nel raggruppamento meridionale e sono Trapani, Cosenza e Juve Stabia. La giornata conclusiva di venerdì darà quasi tutte le risposte definitive, perché lo scenario completo ci sarà soltanto la sera della vigilia di Ferragosto, quando si concluderà ufficialmente la stagione cadetta con la gara di ritorno dei playout. Il diavolo in fondo fa il tifo perché le meridionali finiscano in quella Lega Pro che, con il ritorno eventuale di Trapani, Cosenza e Juve Stabia, avrebbe già un girone C completo senza bisogno di inserimento dei biancorossi, che a quel punto finirebbero ipso facto nel B. Ma nel frattempo continua la trattativa con i giocatori per cercare una quadra rispetto al versamento obbligatorio delle mensilità che fanno riferimento al periodo di stop delle attività sportive. Molte, quasi tutte, hanno trovato la soluzione in corso d'opera, mentre a Teramo ci sono ancora contatti tra la dirigenza e i tesserati. C'è tempo fino al 5 agosto. Discorso questo incastrato ad un
un mercato ancora fermo, perché se qualcuno non esce nessuno può entrare, facendo riferimento anche alle nuove norme che impongono organici ridotti, liste ben definite e ricche di componenti giovani. Di rientro ci sono anche 3 prestiti, quelli di Pinzauti, Ciancio e Martignago. La sensazione è che se il diavolo non riuscirà a fare le uscite che vorrebbe e si troverà di conseguenza nella situazione di non poter procedere al grande colpo, qualcuno di questi potrebbe avere una seconda possibilità. Per Pinzauti si tratterebbe di fatto della prima, perché è arrivato dal Ponte d'Era in estate e sempre in estate ha fatto subito le valigie a destinazione Novara. Le uscite dovranno prevedere il fatto che i giovani, i più interessanti dell'organico, servono non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello regolamentare. Quindi privarsi oggi di uno tra Santoro, Viera o Piacentini significherebbe dover tornare sul mercato per uno o più sostituti. Strada dunque assolutamente impraticabile. Per questo il lavoro, in questo caldo fine luglio, sarà lungo e laborioso. Questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19, per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.